Raga, ce l'avete presenti quelle partite già vinte? Mi auguro per voi di no, perché quelle partite non esistono. Ricordatevi questa cosa, tutto quello che dalla tribuna sembra scontato, in campo non è scontato. Buongiorno, io vorrei un caffè e una spermuta. Grazie. Dal campo non è nulla scontato, raga, nulla. Basta! Sono a Milano e mi trovo dalla gang Under Armour. In pratica saranno presenti tutti gli store manager e io dovrò fare una sorta di intervista. Credo che in questa intervista si parlerà di me, delle mie cose e di tutto un concetto di team building, di cose che io dal basket ho portato nel lavoro vero, e argomenti del genere. Fratello Sky. Bene. Te? Non avevo capito che era una sorpresa. Mi rivedo parecchio nei valori di questo brand, questo da dire, secondo me. Figo. Direzione ufficio. È stato figo. Abbiamo condiviso i valori miei e quelli del brand, abbiamo fatto una bella intervista, una bella chiacchierata, sono convinto che faremo cose fighe insieme. Ci sono anche portato a casa la borraccia. Attenzione, attenzione, intanto altri due. Anthony Edwards, la Melo Ball. Raga, prima di andare nell'argomento caldo, una piccola informazione riguardo al camp. Non voglio dirvi che posti disponibili stanno esaurendo, ma stiamo andando in quella direzione. Ci stiamo avvicinando a quello che è il limite di capienza di quella settimana. Quindi, se non vi siete iscritti e vi volete iscrivere, fatelo ora. Come sapete, l'unico link per iscrivervi al mio camp e avere in regalo il pantaloncino Zero Blaster Film è quello che trovate qui sotto in descrizione o nella mia bio di Instagram. Se va, hai visto come abbiamo perso domenica? Sì, raga, vi ricordate cosa vi stavo dicendo stamattina? Abbiamo perso una partita di quelle che ti lasciano un'amarezza addosso che la metà basta. Ma, raga, senza polemica, perché come sapete su questo canale non si fa polemica, si ride e si scherza. Come hanno fatto a non fischiarmi e farlo a favore in questa azione? Com'è possibile? Cazzo. In vantaggio tutto il secondo tempo, ci ritroviamo a 1.5 dalla fine, più 8, fallo, fischiato a Jack che fa il quinto fallo, 2 tiri liberi per loro, e da lì abbiamo inanellato una serie di cagate, attacco e difesa, che ci hanno portato a perdere la partita di 1, una partita che sembrava già vinta, ma come vi ho detto nessuna partita è già vinta finché non suona la sirena. Adesso vi spiego una roba che chi guarda le partite dalla tribuna non sa. Tante cose dalla tribuna sono scontate e dal campo non lo sono mai, credetemi. Una partita che voi dalla tribuna dite più 10, più 12, è finita, dai, adesso andiamo a casa, che così non troviamo traffico al parcheggio, dal campo nessuna partita è mai finita. Tu hai sempre la sensazione di poter entrare in un giro di errori che in qualche modo ti portano a perderla. Succede una volta ogni 50 partite, ma quando succede diventi matto. E a noi stavolta è successo, una partita che se rigiochi quell'ultimo minuto e mezzo 20 volte, magari la perdi 2 e la vinci 18 e noi l'abbiamo persa. Quando sei sotto pressione in certi momenti è molto più facile fare errori, noi l'abbiamo fatti, io ne ho fatto uno sanguinoso, una palla persa mi sembra un minuto dalla fine, che l'ho rivista e mi sarei voluto picchiare da solo, però raga cosa puoi fare? Questo giochino non si torna indietro, puoi solo guardare avanti e pensare alla prossima, però sono quelle partite che davvero ti fanno dormire male, perché puoi perdere in tanti modi, giocando da tanti anni impari a perdere e sai che perdere fa parte del gioco, ma c'è modo e modo di perdere, e quando perdi così anche dopo 20 anni di carriera, soffri raga, soffri. Una mela verde. Uomo, ci mettiamo a lavorare? Adesso Zero Blaster Film Gang, Cole, Colbon Massifella. Raga, non avete idea di quello che stiamo facendo con la collezione di pantaloncini che uscirà da marzo in poi. Impazzirete. Ciao Seba. Ricominciare la settimana dopo una sconfitta così, rotto di palle. Però, abbiamo alternativa? Non abbiamo alternativa. No, siamo a secco totale. Ok, a piedi non si rimane. Concorrerà che non devi perdere, non l'abbiamo perso. Oggi si va con loro. Yeah, I've been just picking up, picking up, picking up, picking up, picking up, picking up, picking up. Picking up, 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 pic
어제부터 you been going through my phone. 말해봐 내가 바보인 줄 알아 not alone. Yeah. You and I 날아가 cause we flying for my brothers. 바보야 I got problems popping bottles. Told you. 지하밤할 때가 told you. 내가 미안한다고 I'm sorry. 바... 안개 per oggi il pane l'abbiamo portato a casa Linda. Cara Linda, il modo migliore per dimenticare una sconfitta è fare un buon allenamento. Oggi abbiamo fatto un buon allenamento. Linda, oh, cagami! Dimmi che siamo bravi. Numeri uno. Dammi un po' di gioia, cazzo. La classica affettata con la tua macchinetta bastarda. Grazie, Linda. Ciao, raga, forza! Cosa manca per rendere questa serata perfetta? Sì, uomo, sono proprio loro. Riso e tonno. Let's go! Raga, mentre cuoce la pasta vorrei dirvi una cosa. Io mi rendo conto che a volte questi video possono essere un po' ripetitivi, perché alla fine io faccio sempre la stessa vita, più o meno. Ma il mio obiettivo è tenere vivo il rapporto. Questa community di amanti del basket che si è creata, il mio obiettivo è tenerla viva facendo video tutte le settimane. E soprattutto perché fare video mi piace. Il mio obiettivo non è arrivare a 1 milione di iscritti al canale, ma l'obiettivo reale è quello di creare una community più forte, un gruppo di ragazzi che amano questo sport, questo stile di vita, e crescere sempre di più, ma con le persone giuste. Quindi intanto vi ringrazio per seguire con così tanta costanza questi video. E poi quando quella situa sarà pronta, mi mangio riso tonno. Prima di chiudere vi ricordo, raga, che se fate un giro in descrizione trovate il link per iscrivervi al mio camp, il link al mio brand. Seguitemi su Instagram perché pubblico un botto di roba, forse anche troppo, dovrei rallentare e smettere. Io ringrazio come sempre per aver guardato. Oggi andrò a nanna presto perché comunque è stata una giornata faticosa, andare, tornare, fare, disfare. Ci vediamo nel prossimo video, come sempre vi voglio bene, raga. Ciao!